Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi dal titolo Tutela della proprietà industriale in Cina, focus sul settore meccanico e motoristico italiano. Questo webinar è stato organizzato da ITA, Italian Trade Agency, dell'ufficio di Pechino, unitamente in collaborazione con il desk sulla protezione della proprietà intellettuale e gli ostacoli al mercato, con il supporto tecnico di Instant Communication and Events. Io sono Veronica Gianola e vi do il benvenuto a questo webinar. Senza ulteriori indugi, vorrei dare la parola al primo ospite, nostro speaker di oggi. Il dottor Francesco Pensabene, buongiorno e benvenuto, Trade Commissioner dell'ufficio di Pechino e coordinatore anche degli uffici in Cina e della Mongolia. Dottor Pensabene, buongiorno e grazie, a lei la parola. Grazie dottoressa Gianola, grazie e saluto naturalmente tutti i partecipanti che sono collegati e saluto gli amici e i colleghi in video in questo momento. Lasciatemi ringraziare e salutare dapprima l'avvocato Carlo D'Andrea, al quale mi unisce intanto un rapporto di amicizia e poi anche un importante rapporto di natura professionale. L'avvocato D'Andrea guida il desk sulla tutela della proprietà intellettuale, ostacoli al commercio, che opera presso l'ufficio ICE di Pechino, che opera nel quadro delle attività dell'ufficio ICE di Pechino, e quindi all'avvocato D'Andrea, all'avvocato Verzella e naturalmente a tutti i colleghi che ci seguono in questo processo, davvero i miei ringraziamenti e le mie congratulazioni. Io devo dire, non per ragioni di piaggeria, però lasciatemelo dire perché credo che sia giusto dirlo: l'avvocato Andrea e l'avvocato Verzella svolgono un lavoro di primissimo pregio, di primissimo profilo, perché questa è una materia che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Grazie a una collaborazione sul campo quotidiana a tutto tondo, credo che riusciamo a fornire un buon servizio alle imprese. Su questo l'avvocato D'Andrea naturalmente potrà anche darvi qualche ragguaglio maggiore. Un saluto al dottor Bruschi di Casapa Hydraulics a Shanghai e anche al dottor Lambertini di Ducati. La presenza di due grandi realtà imprenditoriali, di due grandi realtà industriali, è per noi motivo di orgoglio in due settori che non a caso, assieme all'avvocato D'Andrea, abbiamo scelto. Non devo spiegare i motivi di una scelta così delicata come quello della meccanica e del settore della motoristica, automotive in generale, ma della motoristica in particolare in questo ambito. Questo seminario si colloca nel quadro di una serie di seminari informativi che stiamo organizzando assieme al nostro IPR Desk proprio per dare sempre fare un punto di situazione su quelle che sono, su quelli che sono i mezzi per la tutela della proprietà industriale. E quando diciamo tutela della proprietà industriale, o potremmo anche dire intellettuale, se allarghiamo la visione ai diritti d'autore, quando parliamo di proprietà industriale non ci riferiamo soltanto a come depositare una domanda di marchio o di brevetto. Ecco perché l'avvocato D'Andrea sicuramente in maniera molto più efficace, ampia e profonda di me riuscirà a dare un quadro. Ecco perché abbiamo fortemente voluto il dottor Bruschi e il dottor Lambertini, che veramente ringrazio, perché è dal punto di vista dell'impresa che abbiamo bisogno di dare un quadro sia critico sia di prospettiva. Critico perché non bisogna nascondere a nessuno quali insidie effettivamente sottenda la questione della mancata tutela della proprietà industriale. Di prospettiva perché stiamo parlando di due settori assolutamente fondamentali per il nostro export. Ora, naturalmente non è questa la circostanza, non voglio tediarvi con i dati sull'interscambio, ma stiamo parlando
di due settori che in una visione aggregata rappresentano il 30-35% del nostro export sulla Cina. Quindi comprendete bene il motivo della caratura di questi seminari e in particolare di quello di oggi, in cui appunto sono rappresentati due colossi settoriali da due aziende, ripeto, di primario profilo, proprio perché l'esposizione dell'Italia su questo mercato è altissima e delicatissima. Quindi, ripeto, io credo che si debba andare oltre e in questo ringrazio ancora una volta, credetemi, non è perché mi debba pagare un caffè, già me lo deve pagare comunque, ma lo dico perché lo penso davvero, l'avvocato D'Andrea è per noi una guida assolutamente importante in questo. Ripeto, cerchiamo di andare oltre la problematica legata al marchio, al brevetto. Per questo, assieme all'avvocato D'Andrea, abbiamo fortemente voluto un seminario che allargasse lo sguardo alle altre problematiche su un mercato come questo, su un mercato che ovviamente, come sappiamo, contiene opportunità, è foriero di sviluppi importanti, ma ovviamente è un mercato che, come tutti gli altri, va monitorato proprio per saper affrontare in maniera consapevole le sfide che abbiamo davanti. Ripeto, due settori di primaria importanza, gli imprenditori, i colleghi, i rappresentanti aziendali che sono collegati, non hanno bisogno di spiegazioni ulteriori, ma la meccanica rimane e la motoristica insieme. Diciamo che la meccanica strumentale, la meccanica industriale, lato sensu, continua a restare il primo settore del modello di specializzazione dell'export dell'Italia in Cina, ripeto, con una quota per macro settori che rasenta il 30%, ha avuto il settore in questi primi 7 mesi del 2024, quindi fino a luglio, fino ad agosto, una crescita del 4,50%, quasi il 5%, non è un dato da sottovalutare, ovviamente è un dato che stiamo monitorando, è un dato che secondo me contiene anche delle prospettive, contiene anche delle è foriero, come dire, di prospettive molto interessanti in questo biennio 2024-2025. Perché dico questo e chiudo naturalmente? Perché nel settore della meccanica, dell'alta tecnologia, dell'innovazione, nei settori ad alto coefficiente di tecnologia, l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo profilo nella motoristica e nella tecnologia legata alla motoristica. L'Italia sta svolgendo un ruolo Dottor Pensabene, abbiamo perso l'audio e il video. Vediamo un secondo se riesce a ricollegarsi. Ci sente? Credo che siano stati gli amici francesi e tedeschi che gli diceva che sono rimasti gelosi che l'Italia cresce. Esatto, può essere. Dottor Pensabene, ci sente? Ecco, vedo che si sta collegando. Ancora un secondo di pazienza, scusate, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Eccoci, dottor Pensabene, ci sente? L'abbiamo persa. Ci sente? Eh sì, adesso sì, Ecco, la scusatemi, sentiamo. anche per l'inizio, anche all'inizio avevamo problemi di connessione internet proprio in questo momento. Va bene, la faccio breve perché poi rischio di essere noioso, soltanto voglio dire quali sono le motivazioni legate alla scelta dei settori e di due rappresentanti di questo calibro. Lascio la parola alla dottoressa Gianola per introdurre gli altri interventi. Saluto ancora l'avvocato D'Andrea, lo ringrazio per l'instancabile lavoro e speriamo quindi di vederci presto. Io lascio il campo alla dottoressa Galli, il vice direttrice, assieme al dottor Silvestri dell'ufficio, per domande che magari dovessero essere rivolte
da parte delle aziende collegate. Grazie mille davvero e buon lavoro. Grazie, grazie dottor Pensabene. E quindi ora lascerei la parola all'avvocato D'Andrea che oggi ci farà un'introduzione sugli aspetti fondamentali della tutela della proprietà industriale in Cina. Avvocato D'Andrea, come ha detto dottor Pensabene, è responsabile appunto del desk protezione della proprietà intellettuale ostacoli al mercato di ITA. Carlo, buongiorno, prego a te la parola. Grazie tante, Veronica, e ringrazio il direttore Pensabene per l'opportunità che ci dà di averlo con noi in questi seminari, in questi momenti di condivisione di informazione. E soprattutto per noi è un grande onore cooperare insieme perché gli standard degli uffici ITA in Cina e in Mongolia sono molto alti e speriamo che in Italia la prendano lei e la dottoressa Gali e Silvestri come standard della pubblica amministrazione, sicuramente ci sarebbero meno lagnanze da parte dei cittadini. Detto questo, per noi è un gran piacere essere qui e avere l'opportunità di condividere informazioni dal punto di vista quest'oggi teorico. E l'idea che abbiamo avuto con il direttore è quello di avere un approccio che va dallo spiegare quali sono le regole e le best practice che si possono seguire, nonché quali sono gli strumenti che come Italian Trade Agency per mezzo del desk assistenza e tutela della proprietà intellettuale e ostacoli al commercio noi diamo, per poi passare ad una parte tecnica per far vedere quello che le società nel settore della meccanica e della motoristica affrontano quando fanno business qui in Cina. Parliamo un attimino su quelle che sono le attività del desk, vi daremo anche una spiegazione di quelle che sono le modalità di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina. Quest'oggi parleremo di marchi e vi daremo anche qualche suggerimento dal punto di vista pratico. Innanzitutto è importante che voi sappiate questo indirizzo email che vi sto indicando col mouse, ipr.pechino@ice.it, perché qui noi rispondiamo, perché questo è un servizio gratuito che viene messo a disposizione del cittadino, dell'imprenditore, per agevolare il vostro arrivo nel mercato cinese e soprattutto per condividere materiali, alcune informazioni e soprattutto per rendere un po' più semplice il vostro avvicinamento all'importante mercato cinese. All'interno delle attività del desk in materia di proprietà intellettuale potete vedere qui nella slide i servizi che noi offriamo, che vanno proprio dalle risposte ai vostri dubbi, dando chiarimenti, indicazioni delle procedure di registrazione, monitoriamo l'evoluzione delle leggi. Diamo informazioni anche per quel che riguarda le possibili attività da fare per la protezione dei propri marchi se ci sono terzi che vi stanno creando dei problemi. Vi indichiamo quali sono le indicazioni sulla tutela del software, del diritto di autore e soprattutto lo facciamo questo tramite una condivisione di riedizione di guide informative e rapporti di approfondimento. Vedrete poi che il desk si adopera nella condivisione per mezzo dei canali social, YouTube, newsletter e anche tramite il sito web appositamente preposto. Mentre in tema di materie di ostacoli al commercio, ecco quello che facciamo. Quello che mi interessa dirvi è nel momento in cui avete dei dubbi e vedo le numerose aziende presenti l'attività che può essere o non può essere compiuta, oppure se avete dei dubbi su quello che vi dice una possibile controparte cinese, non abbiate timore e scriveteci perché noi, grazie al team messo a disposizione da ITA, riusciamo a darvi il nostro punto di vista, il punto di vista di un avvocato che è qui presente. Lo scorso 30 agosto ha festeggiato il suo 20° anniversario di permanenza in Cina. E ricordo che io sono venuto in borsa di studio di 6 mesi, quindi è uno dei viaggi di lavoro più lunghi della mia vita. Queste qua sono le attività del desk, come vi dicevo, rapporti mensili, newsletter, video
I video sono fatti anche in modo con sottotitoli per renderli fruibili a persone che hanno dei problemi. E detto questo, è importante sapere che in Cina bisogna venire informati perché è un mercato che è diventato altamente competitivo, è la seconda economia del mondo, un mercato da 1,4 miliardi di persone. Circa 200 milioni, 200-300 milioni, dipende da quale trade si sceglie, di classe media che ha interesse a comprare prodotti fatti bene, che ha interesse a comprare prodotti dal design all'avanguardia, dalla tecnologia all'ultimo grido, per essere campioni della tecnologia di domani. E in questo le aziende italiane sono all'avanguardia e soprattutto le aziende che parlano oggi. Siamo oggi, nemmeno a far la posta, direttore, ci siamo dedicati proprio all'Emilia, perché in 100 chilometri tra Parma, Modena e Bologna abbiamo lì la meccanica di precisione, l'automotive e la motoristica italiana, uno dei cuori pulsanti della nostra economia. Allora, parliamo di registrazione della proprietà intellettuale. Come si fa? Si deve fare direttamente in Cina per mezzo della registrazione nazionale o si può chiedere un'estensione internazionale. È importante sapere che i marchi e brevetti registrati in paesi esteri, come l'Italia, non sono riconosciuti direttamente dall'ordinamento cinese. In Cina, a differenza di tanti paesi, tipo l'Italia, non vale il diritto di preuso. Che significa? Non possiamo nasconderci dietro il dito dicendo: ma questo è un marchio che la famiglia, la nostra azienda familiare usa negli ultimi 20 anni. No, perché in Cina vige il principio del deposito antecedente. In inglese, first to file, first to use. Che significa? Che se voi non avete registrato il vostro marchio, e un malandrino cinese lo fa perché avete una reputazione importante nel mercato globale, lì ci possono essere dei problemi perché se non si vanno ad azionare i rimedi previsti dall'ordinamento cinese, il malandrino cinese può diventare titolare del vostro marchio. Ecco qua. Vi ho anticipato quello che dicevo poc'anzi in questa slide. È importante sapere che se non si registra, non si possono utilizzare i rimedi previsti dalla legge. Se non si registra, terzi lo possono fare. Ed è fondamentale quando si decide di venire in Cina per la prima volta o quando si compra il biglietto, faccio sempre questo esempio, e vedo il direttore, l'ingegner Bruschi che sghignazzano sotto i baffi. Ogni volta che per la prima volta si viene in Cina, oltre al biglietto dovete essere sicuri che il vostro marchio è stato registrato, perché è una spesa che può variare dalle 500, 1000, 2000 euro a seconda di quanti marchi avete, di quante classi avete, ma vi può far risparmiare tanti grattacapi, tante pene e tante spese di avvocati poi. Vi ricordo che in Cina è importante registrare sia il marchio in caratteri latini che il marchio in caratteri cinesi, c'è cioè la famosa traslitterazione che significa adattare il marchio di caratteri latini agli usi e costumi locali. Si può fare tramite una traduzione letteraria, si può fare tramite una traduzione per il significato del nome, o si può fare per un mix tra letterario e contenuto e espressione del marchio. Conviene scegliere in maniera accurata la traduzione in cinese perché anche se tante persone in Cina parlano la lingua straniera, mediamente il vostro marchio sarà riconosciuto per il suo marchio in caratteri cinesi. Abbiamo riassunto brevemente il procedimento per la registrazione nazionale tramite il China National Intellectual Property Agency, che ha sede a Pechino. È una domanda che deve essere fatta direttamente ai loro uffici.
c'è un esame formale, sostanziale dell'application. Bisogna presentare la misura aziendale, se viene fatto il nome dell'azienda, oppure bisogna presentare il documento di colui che intende essere proprietario del brand. Ci sarà una prima approvazione preliminare e ci sarà una pubblicazione sul bollettino dei marchi. Dalla pubblicazione all'emissione dei certificati c'è un periodo di 3 mesi dove terze parti possono fare opposizione se sono interessati e hanno motivazioni di opposizione al marchio stesso. Vi ricordo che dal momento del deposito della registrazione all'emissione del certificato di registrazione possono passare dai 12-18 mesi, anche se devo dire che c'è stata un'accelerazione da parte delle autorità preposte nell'emettere i dovuti certificati. Faccio presente che la Cina è uno dei paesi al momento che registra il maggior numero di brevetti al mondo, è uno dei paesi che registra il maggior numero di marchi al mondo. Quindi è fondamentale che quando una società si approccia al mercato cinese, che studi con determinati consulenti tramite il desk presso ITA, qual è la strategia migliore per avvicinarsi al mercato? Non fate l'errore di venire a prima vengo, creo del fatturato e magari dopo investo questi soldi sul mercato cinese. Questi sono uno dei tipici errori che gli imprenditori fanno quando vengono qui sul mercato cinese. Vi ricordo che se avete già una registrazione del vostro marchio in uno dei paesi membri del protocollo di Madrid, tipo l'Italia, potete chiedere la registrazione internazionale del marchio, la cosiddetta estensione, dove dovete indicare il mercato cinese, la Cina, come uno degli stati di interesse. Faccio presente che questa procedura è un pochettino più lunga e soprattutto sino al momento della pubblicazione della pronuncia da parte dell'autorità cinese preposta, il marchio non è protetto nel mercato cinese. Qui abbiamo voluto fare un esempio, qui sulla sinistra è un certificato di registrazione emesso dalle autorità cinesi, mentre sulla destra è lo statement of grant of protection for China. Significa che la società ha ottenuto l'estensione del proprio marchio al mercato cinese. In teoria, questo certificato potrebbe anche bastarvi. In pratica, vi dico che è sempre meglio richiedere l'emissione di un certificato di registrazione. Una volta che si è fatto l'iter per l'internazione, per l'estensione del marchio, le ulteriori spese per ottenere il certificato in Cina sono nell'ordine dei 200-500 euro, a seconda di quanti certificati si chiede. Quindi, e arrivo alla conclusione prima di passare la parola all'ingegner Bruschi, è importante che voi aziende oggi presenti sappiate dell'esistenza dell'APR desk e della possibilità di questo strumento per aiutarvi ad affrontare il mercato cinese e soprattutto a fugare eventuali dubbi che avete in merito alla proprietà intellettuale, agli ostacoli al mercato relativi alla Repubblica Popolare Cinese. Sappiate che è importante e fondamentale provvedere al deposito delle domande di registrazione dei propri marchi commerciali, dei propri brevetti, dei propri utility model, dei propri diritti d'autore e quant'altro, perché in Cina il mercato è altamente competitivo. Vi ricordo inoltre che anche quando fate delle negoziazioni dal punto di vista commerciale con delle controparti cinesi, di tutelarvi in via contrattuale per eventuali segreti commerciali o informazioni sensibili che potete dare al vostro partner cinese durante il periodo di avvicinamento al mercato. E
fondamentale anche in questo caso stipulare accordi di confidenzialità e riservatezza che prevedano delle penali in caso di inadempimento. Con questo io concludo, però prima di concludere vi ricordo i nostri contatti e vi ricordo il sito web dove è possibile scaricare le guide, vi ricordo dove è possibile iscriversi alla newsletter e dove è possibile essere aggiornato sulle attività di questo desk. Con questo ho concluso e ridò la linea a Roma. Grazie Carlo, grazie per questa tua presentazione che sicuramente ha mostrato ancora una volta l'importanza di proteggere la propria proprietà industriale, intellettuale tramite la registrazione di marchi e brevetti in Cina. E andrei quindi adesso a dare la parola a Davide Bruschi, che è Managing Director di Casa Hydraulics Shanghai, proprio per sentire una voce da chi opera sul mercato. Quindi Davide oggi ci condividerà con noi l'esperienza di Casappa proprio nella protezione della proprietà intellettuale in Cina e quali sono le criticità e le best practice che l'azienda ha posto in essere. Davide, lascia a te la parola, grazie. Grazie Veronica. Sì, inizio con una, arricchendo la mia presentazione. Perfetto, la vediamo. Io mi chiamo Davide Bruschi, ricopro il ruolo di Managing Director di Casa Petrolic Shanghai e anche quello di Presidente del Board di questa azienda. Tra le altre cose, anche la presidenza del board di Casappa Corea e membro del board anche di un'azienda consociata con sede a Pechino che si chiama Tecnord. Io, come Carlo, un po' di tempo che ho passato il mio tempo qua in Cina e tra le altre cose ho anche così, svolto un MBA qui in Cina, non lo dico solo per dire. Perché è stato un momento importante per me per capire tante cose che Carlo ha cercato di introdurre oggi. Per andare avanti con la presentazione, inizio innanzitutto dicendo chi è Casappa. Magari per molti non è molto un nome noto, è chiaro che con molte aziende italiane familiari di medie dimensioni, molto nota nel proprio settore, però magari non al pubblico più ampio. Quindi, in poche parole, Casappa è un'azienda ormai abbastanza datata. 70 anni di storia, l'headquarter a Parma, in Italia. Ci definiamo una multinazionale, però effettivamente c'è ancora il controllo della famiglia, seppure con un team manageriale di professionisti. E siamo focalizzati sul mercato dell'idraulica, in particolare per il mobile, quindi macchine da costruzioni, come vedremo come esempio, che introdurrò anche più tardi. Quindi questi sono i nostri tre componenti del board del gruppo Casappa, quindi Renato Casappa, Filippo Casappa e Luciano Casappa. Sono così, i shareholder della Finrail, che è una holding che detiene il controllo del gruppo Casappa, di un'altra azienda sempre di Parma, Icron, di un'altra azienda di Modena, Tecnord, col 51%, quest'ultima anch'essa alcune sussidiarie in giro per il mondo. Vedete, Casappa è presente in molti mercati, ovviamente i mercati più importanti e maturi, quello europeo e quello americano, ma anche stiamo aumentando la nostra presenza in altri mercati emergenti, in particolare quello asiatico, prima di tutto con Casappa Shanghai, Casappa Corea e da ultimo anche Casappa India. La holding nel 2023 ha fatturato circa 280 milioni di euro. La fetta più grande ovviamente è del gruppo Casappa e delle sue tutte affiliate sussidiarie, circa 200 milioni, e ad oggi il numero di dipendenti, di collaboratori è di circa 1200, sparsi per il mondo. E come dicevo, nel gruppo Finrail sono presenti tre marchi importanti, tutti focalizzati sull'idraulica e complementari. Casappa si occupa fondamentalmente di potenza, idrauliche, quindi pompe e motori, Tecnord di controlli, quindi controlli idraulici e valve, e Icron di filtrazione, quindi filtri idraulici.
Questo ovviamente nell'ottica di dare ai nostri clienti un pacchetto completo e possa fare concorrenza sia ai grossi player internazionali, fra tutti Bosch, Rexroth, o Parker, o Danfoss, sia anche i player locali che stanno ovviamente crescendo in competenze e specializzazioni. Questi sono i mercati che serviamo, le applicazioni, quindi material handling, il building and construction, non highway e l'agricoltura, il turf care. Questo è un esempio di un tipico, di uno dei prodotti più importanti e anche in cui abbiamo avuto più successo qua in Cina, che è il mini escavatore, dove il gruppo Casappa riesce, insieme alle altre sorelle, riesce in qualche modo a fornire tutto il sistema, il pacchetto ai nostri clienti, clienti che sono sia clienti internazionali, più importanti Caterpillar, John Deere, giusto per fare due nomi, ma anche molti locali, per esempio Sany, per chi conosce la Cina, XCMG, Zoom Lion. Quindi sono tutti grossi gruppi che comunque fanno riferimento anche a noi per specifiche applicazioni, come può essere questa dei mini escavatori. Questa è Carasappa Hydraulic Shanghai, che ha sede nel Zhangjiang Industrial Park, United Park in Pudong. Per chi è familiare con familiarità con Pudong, siamo non lontani dall'aeroporto. Qui vicino a noi c'è ABB, quindi se qualcuno volesse venirci a trovare siete benvenuti. Questo una foto di Casappa Shanghai composta da 5 plant, di cui 2 manifatturieri e 3 logistici. L'area che copriamo è di circa 13.000 metri quadrati, abbiamo 140 persone all'incirca, anche 2 sussidiarie, una a Changsha e una a Tianjin, che sono di carattere tecnico-commerciale. Il fatturato di Casappa Shanghai è di circa 30 milioni di euro, e poi potete vedere. Il nostro mercato di riferimento è il mercato cinese, con circa il 65% della produzione per il mercato cinese, il restante parte, quota parte, per il mercato soprattutto asiatico, quindi Corea, Giappone, India e anche il Sud America. Questa è un po' l'area che noi serviamo da Casappa Shanghai. Una importante nota che ci tengo sempre a sottolineare è che Casappa Shanghai è oggi è regional headquarter del Casappa Group in East Asia, quindi nell'Asia più. Nel Far East, e qui c'è una foto con me, il sindaco di Shanghai, quindi è stato un evento importante anche di prestigio ottenere questo riconoscimento. Quindi ad oggi abbiamo anche il nostro regional headquarter con sede a Shanghai. Questa è un po' l'introduzione del gruppo Casappa. Poi andando in dettaglio su quanto diceva Carlo e su alcuni esempi pratici, in generale sull'introduzione della tutela della proprietà intellettuale in Cina, su alcuni esempi pratici, posso portare quello che è un pochettino la mia esperienza e la nostra esperienza come azienda. Innanzitutto una panoramica ai principi cardine. Come diceva giustamente Carlo, la panoramica, la Cina ha aggiornato e sta rafforzando la protezione della proprietà industriale, anche l'enforcement, perché le leggi erano presenti anche prima, però effettivamente negli ultimi anni abbiamo notato anche un importante improvement, miglioramento dal punto di vista dell'enforcement, e sono stati creati, giusto per dare anche un altro esempio, dei tribunali specializzati proprio in materia di proprietà intellettuale. Quindi ce ne abbiamo anche uno qui a Shanghai. Questo è un importante messaggio e anche crea delle competenze locali che evidentemente vanno comunque coltivate col tempo, anche dal punto di vista puramente legislativo. E alcuni principi cardine, come diceva Carlo, io ne ho individuati tre. Uno è il principio di territorialità, soprattutto per i brevetti, quindi un brevetto registrato all'estero non è automaticamente registrato anche in Cina. Poi la regola del first to file, in particolare per i marchi, che come veniva ricordato prima, chi registra il marchio per primo poi è neanche il possessore. E un'altra interessante pratica è quella delle autorità doganali, che consentono la registrazione dei propri marchi appunto per evitare che vengano esportati dei prodotti contraffatti. Questi sono, secondo dal mio punto di vista, alcuni principi cardine su cui poggia la normativa cinese. Andando più nel dettaglio su alcuni suggerimenti pratici, quindi di quello che abbiamo fatto, di quello che vogliamo condividere con altre aziende, sicuramente è essenziale depositare i brevetti direttamente in Cina, questo è chiaro, e anche in modo tempestivo, perché comunque vale il principio di chi deposita per primo ne ha poi il possessore. E anche buona prassi procede con la registrazione del marchio in caratteri cinesi, che poi è anche il nome dell'azienda alla fine della storia, per cui è importante anche tutelarsi da questo punto di vista, perché come ricordava Carlo,
I clienti poi ti riconoscono non solo per il brand globale, ma anche spesso per la fonetica e per la pronuncia locale. Così come anche buona prassi registrare i propri diritti e proprietà intellettuali presso le autorità doganali, ancora una volta, come detto prima, per evitare che vengano esportati dei prodotti contraffatti. E questo sistema funziona perché effettivamente le dogane ci hanno contattato in alcune situazioni, quindi è un sistema che, come dicevo, anche l'enforcement e l'implementazione funziona. È sicuramente importante avere un atteggiamento attivo, di difesa attiva, quindi perché la chiave di successo è la proattività, ed è anche consigliato fare riferimento ai professionisti, ecco, quindi noi l'abbiamo fatto e penso sia stato un passo necessario, doveroso, ma anche che ci ha tutelato. Infine, mi permetto di dire di essere pronti in ogni caso anche ad intraprendere azioni legali. Questo spesso magari non è nelle priorità delle aziende, soprattutto aziende di media dimensione, però bisogna anche prendere atto che in qualche occasione è necessario anche fare un pochettino il muso duro, ecco, per renderla più chiara. Ma io penso fondamentale in ogni caso, sia in Italia, Cina, in ogni parte del mondo, creare una cultura aziendale orientata a tutela dei propri brevetti, dei propri marchi. Questo è fondamentale. Quindi anche qui noi cerchiamo di così, coltivare nelle nostre persone l'importanza di quello che è il nostro valore e quindi anche delle nostre competenze tecniche e tecnologiche. Alcuni esempi pratici. Qui potete vedere il registro dei marchi. Come CASAP abbiamo registrato i marchi. Come potete vedere il nome, questo è il nome cinese e anche il nome legale, perché alla fine siamo un'entità legale cinese di CASAP, Hydraulic Shanghai. Abbiamo anche registrato un nome simile, perché era molto assonante. Abbiamo registrato il logo, abbiamo registrato il pittogramma del nostro logo e anche il nome stesso. Chiaro? Non dico che siamo una best practice, però certamente, anche grazie all'aiuto dei nostri consulenti, abbiamo cercato di coprire il più possibile quello che potrebbe essere coperto, ecco, tutelato. Questo è il deposito presso le dogane cinesi del marchio CASAP, del nome CASAP, per cui questo ci tutelerà, ci ha tutelato in effetti dalle esportazioni di materiali contraffatti, così come anche abbiamo deciso di depositare il nome di alcune linee di prodotto. E devo dire che anche in questo caso è molto interessante perché ci è capitato un caso di un'azienda che ha inserito nel proprio catalogo il nome Polaris. Polaris è un tipico linea di prodotto di CASAP, una pompa in alluminio. In quel caso abbiamo potuto fare obiezione e abbiamo anche avuto ragione, nel senso è stato rimosso dal catalogo il nome Polaris di questa azienda simile nel nostro settore, che fondamentalmente propone un prodotto molto molto simile. Sì, si parlava di marchio in carattere cinese. Ecco, qui noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato ad utilizzare il nostro marchio anche sul packaging. Perché? Perché in effetti c'era stato un deposito di un nome molto assonante, abbiamo fatto ricorso, però c'era anche stato un pochettino sollevata la questione che non utilizzavamo troppo il nostro marchio. Per cui in quell'occasione abbiamo deciso di cominciare a utilizzare in modo molto più sostanzioso e lo abbiamo fatto sul packaging, quindi tutti i box che partono dal nostro stabilimento di Shanghai hanno anche la scritta del nome dell'azienda in cinese, oltre al logo che ci caratterizza a livello globale. Utilizziamo poi anche la nostra company WeChat, con ovviamente il nome in cinese, in caratteri cinesi, e anche qui c'è un esempio di una rivista di settore in cui ancora una volta, insieme al logo che ci caratterizza in giro per il mondo, facciamo anche presente quello che è il nostro nome in cinese. Riporto poi un esempio di un brevetto di invenzione per il lancio di un nuovo prodotto dedicato al mercato cinese. Questo prodotto è stato sviluppato in Italia, però nell'occasione abbiamo visto che è stato un prodotto molto innovativo, perché di fatto abbiamo portato avanti una politica di reverse engineering e di design to cost molto spinto, quello che io chiamo, però mantenendo, anzi migliorando le performance, quindi un'innovazione ad X, come mi piace definirla io, ovvero una riduzione sicuramente dei costi, una riduzione del prezzo, però mantenendo la marginalità, ma allo stesso tempo anche un miglioramento delle performance. È stato un grande sforzo da parte del nostro R&D in Italia e che per ottenere il quale abbiamo dovuto anche sviluppare diversi brevetti che abbiamo depositato. Devo dire in effetti che questo prodotto, che è il best seller in questo momento per CASAP Shanghai, non ha avuto
momento non abbiamo ritrovato coppie sul mercato, mentre per altri prodotti in cui non avevamo depositato nulla, in realtà ci sono coppie similari, almeno nell'aspetto, poi magari nelle performance no, ma nell'aspetto sicuramente sì, quindi ci ha tutelato abbastanza. E in più, ultimamente, grazie al nostro dipartimento tecnico di application, engineer, di testing engineer, di designer, ho iniziato anche a depositare brevetti, in questo caso per modelli di utilità, quindi brevetti un pochettino più semplici, da parte di Casappa Shanghai. Questo perché? Perché riteniamo importante avere una strategia chiara di protezione della proprietà intellettuale in Cina, col duplice scopo di avere sicuramente preservare il vantaggio competitivo del design Casappa, ma in questo caso anche per ambire allo status di high-tech company, che porta ovviamente enormi vantaggi di immagine di fronte agli stakeholder locali, ma anche enormi vantaggi fiscali. Per cui abbiamo deciso di intraprendere questa strada con l'ausilio del nostro team di ingegneria di prodotto e di processo locali, e ci stiamo quindi preparando per diventare un high-tech company, quindi Casappa Shanghai come oltre che regional headquarter anche high-tech company. L'ultima parte volevo dedicare un attimino a quella che è le implicazioni strategiche della tutela della proprietà industriale in Cina. Penso che sia molto importante da condividere con tutte le aziende che sono collegate, perché poi alla fine è il nocciolo della questione. C'è una strategia nazionale nella direzione della protezione della proprietà intellettuale. C'è una roadmap segnata dal governo e, come sapete, in Cina nulla avviene per caso. È una direttiva top-down in cui viene indicato il ruolo cruciale della salvaguardia della proprietà intellettuale per garantire lo sviluppo economico e sociale di alta qualità della nazione. Quindi è chiaro che il governo cinese crede e vuole andare in questa direzione. E non è a caso che molte aziende, sia locali che straniere, stanno godendo appunto di alcune policy che vanno in questa direzione, così come può essere l'high-tech company, ovvero dei contributi alla ricerca e sviluppo, delle facilitazioni per registrazione di prodotti o di processi innovativi che possono far aumentare appunto la qualità dei prodotti made in China. Esistono anche, sempre più, vediamo nascere Innovation Park sparsi per la Cina, Shanghai ce ne sono diversi, anche qui per dare possibilità alle aziende, sia locali che straniere, di attingere a tecnologie avanzate e collaborare con centri di ricerca e università. Quindi c'è un chiaro disegno, c'è una chiara roadmap. E qual è l'obiettivo? Ovviamente l'obiettivo è quello di trasformare la Cina da una manufacturing powerhouse a un'innovation powerhouse. E questo dobbiamo essere consapevoli tutti. Significa grandi opportunità, ovviamente anche qualche rischio, tra i tanti. Oggi la mission di molti competitors è quella di diventare anche market innovators, non più solo market imitators. Quali sono pertanto le implicazioni per le aziende italiane in Cina di questa nuova strategia volta alla tutela, alla promozione dell'innovazione, alla tutela dell'innovazione da parte del governo cinese? Certamente la più importante ritengo che la Cina, da un mercato di acquisto e di produzione, quindi con le supply chain, come sappiamo, estremamente integrate, diventerà anche un mercato, o meno si spera, o almeno ci stanno provando dal punto di vista governativo, un mercato per lo sviluppo dell'innovazione, quindi un'integrazione non solo dei supply chain, ma anche delle catene del valore. E quindi la Cina, da un ecosistema logistico produttivo avanzatissimo, potrebbe anche diventare un ecosistema di ricerca e sviluppo. Qual è il rischio e l'opportunità? Quando dico rischio, va sempre intesa anche l'opportunità, che si crei una sorta di frattura, decoupling. Questo è il vero decoupling che io penso si possa verificare, ovvero lo sviluppo tecnologico possa avere differenti direzioni nei mercati maturi, quello che noi chiamiamo West o il Global North, e i mercati più emergenti, quello che chiamiamo East o Global South. Questa è un'immagine che avevamo sviluppato io, il marketing director di Casappa nel 2019, già all'epoca avevamo così intravisto questa possibilità, ovvero dove i market innovators, ovvero i mercati più maturi, vedevano ridursi il gap dei market imitators, tipicamente i player cinesi, fino a un punto in cui il gap diventava talmente labile che non c'era più un imitators e un innovator. Ma potrebbe succedere qualcosa che in effetti in alcuni settori già intravediamo, ovvero un decoupling delle value chain, quindi una value chain, quindi uno sviluppo tecnologico indirizzato più verso l'est e un altro sviluppo tecnologico invece tipico
dei paesi più sviluppati, quindi l'Occidente, diciamo così. Questa è una tematica ovviamente aperta, c'è molto dibattito, però effettivamente questo è il potenziale rischio opportunità per le aziende, quindi di far parte anche di questa value chain tipicamente asiatica, in particolare cinese. Quale potrebbe essere per cui le strategie di sviluppo per aziende italiane, dal mio punto di vista? Beh, certamente bisogna partire da una chiara comprensione che la Cina non è difficile, ma la Cina è differente. Ecco, perché è fondamentale capire questa frase, perché difficile e differente, l'approccio strategico è completamente diverso. Se qualcosa è difficile, come poi riporto qua, si cerca di fare meglio degli altri. Ma quando qualcosa è differente, bisogna fare qualcosa di diverso dagli altri. Quindi qual è il messaggio? Il messaggio è ok, perseguire l'efficienza operativa, e questo è il lavoro di tutti i manager, soprattutto nella manifattura, ma anche e soprattutto promuovere un posizionamento strategico chiaro in questo mercato. Quindi venire qui chiaramente con le idee chiare di cosa fare e non venire per tentare di fare qualcosa, ecco, perché ovviamente si rischiano anche dei fallimenti. Un'altra cosa importante a tenere presente è il ciclo di sviluppo dell'innovazione. Non vale per tutti, però in generale possiamo dire che nel mondi, diciamo, più maturi, il famoso Global North o West, tipicamente il processo innovativo è pianificato, è lineare, volto alla differenziazione, volto all'over engineering, aggiungere qualcosa in più per differenziarmi. Nel mercato cinese, ancora una volta, è un assunto generale, ma che comunque trova dei riscontri sul campo, c'è un approccio un po' più agile, ciclico all'innovazione, trial and error, con l'attenzione sempre più rivolta al costo, quindi doing more with less, fare qualcosa in più con qualcosa in meno. Questo è un po' il mantra. Quindi, cosa può fare un'azienda italiana in Cina? Beh, penso, immagino e consiglio di concentrarsi su un'innovazione decentralizzata e policentrica, non solo con sede in Italia, ma anche sparsa un po' in giro per il mondo, e con un'attenzione particolare ai mercati locali. E Grazie, Dana. chiudo Ah, con scusa, l'ultimo. prego. Quello che è un pochettino rappresenta la Cina, ovvero il paradosso, dove ci sono molte realtà differenti, a volte anche contrastanti, ma che in realtà sono estremamente complementari. Quindi socialist market economy, socialist e market. Socialist perché abbiamo il controllo del governo, abbiamo un approccio top-down delle politiche industriali, ma anche market, perché comunque si lascia spazio all'imprenditoria e alla capacità di fare dal basso. Quindi è importante allineare le proprie strategie di sviluppo con quello che sono le strategie di sviluppo dal punto di vista economico, sociale, industriale del governo centrale, questo è locale, questo è fondamentale. Quindi le aziende italiane, questo è un po' quello che porto come tesoro e come esperienza, devono anche guardare a questo. Concludo dicendo qual è il possibile piano d'azione, quello che stiamo cercando di fare anche un po' in Casa Pascangai, con tutte le difficoltà che potete immaginare, è quello di fare della nostra azienda, la sussidiaria in Cina, non solo un ottimo centro produttivo, ma anche un centro operativo, di eccellenza operativa, un centro di innovazione di prodotti e di processi e un centro di business development, quindi in Cina, per la Cina, per l'Asia e anche per tutto il sud globale. Questa è un po' la vision. Poi chiaramente il cammino è ben difficile e arduo, come potete immaginare. Però certamente quello che stiamo cercando di fare, e che molte aziende stanno cercando di fare, non solo Casup, è quello di elevare l'azienda locale, la sussidiaria locale, da un puro manufacturing verso attività di design, di marketing, di branding e di R&D, con la localizzazione non solo del braccio armato dell'operation, ma anche sapendo indossare gli occhiali del marketing per capire il mercato e anche la mente, il cervello dell'R&D per poter poi anche generare qualcosa da queste osservazioni. E questo chiaramente ci fa pensare, auspicare che la Cina non diventi solo un mercato di destinazione dei prodotti, ma anche un mercato di lancio,
mercato, un trampolino di lancio per poter approdare a mercati emergenti, quali il sud-est asiatico, il Medio Oriente e magari un giorno anche l'Africa. Per cui è importante qui il messaggio, avere una chiara strategia anche organizzativa. Quindi io dico sempre, se c'è da localizzare, da scegliere tra un centro di lavoro o un marketing manager, suggerisco di scegliere un marketing manager. So che è difficile, magari anche lontano da certe mentalità di aziende anche di medie dimensioni come le nostre, però è fondamentale capire dove siamo, capire le regole del gioco, capire cosa possiamo fare ancora prima di agire. Con piani produttivi, espansioni e così via. Quindi questo è un Grazie pochettino Davide. il mio messaggio. Quindi la qualità di Grazie. risorse umane è molto più importante della qualità dei prodotti. Chiudo con l'ultima slide, è un messaggio. Il mio main takeaway è questo. Poiché la violazione della proprietà intellettuale è all'ordine del giorno, è buona norma reclutare molti avvocati. Ma è decisamente importante anche reclutare molti ingegneri, creare localmente centri di ricerca e sviluppo che siano motivati, capaci e anche interdipendenti col vostro core. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie Davide, ci hai dato una panoramica estesa di, insomma, di quella che è la vostra azienda, di quella che è CasApp e di quelle che sono tutte le attività che sta svolgendo in Cina, sul territorio. E, insomma, è una realtà ben consolidata, mi sembra di capire, in Cina e ben organizzata. Quindi grazie per la tua panoramica e anche per gli spunti che hai potuto condividere. Ora passerei la parola a Fabio Lambertini, che è il CEO di Ducati China. E benvenuto Fabio, grazie per essere qui con noi oggi. Insomma, anche tu condividerai con noi quella che è l'esperienza di Ducati nella protezione della proprietà intellettuale in Cina e quali sono anche per Ducati le criticità e le best practices. Lascio a te la parola e grazie. Grazie mille Veronica, mi sentite? Perfetto, Sì, molto bene. ti sentiamo. Grazie. Ecco, chiedo appunto di condividere la presentazione partendo dalla seconda slide, con la presentazione dell'azienda. Non sento l'audio, spero che si senta. Molto bene. Chiedo di andare alla seconda slide, alla terza slide. Grazie mille. Allora, intanto buonasera, grazie Veronica, ringrazio anche l'avvocato Carlo D'Andrea per l'opportunità di oggi di essere presente qui e condividere una questione che è cruciale per Ducati China. Come mi ha presentato Veronica, appunto sono Fabio Lambertini e sono CEO di Ducati China. Quindi per me è veramente un grande privilegio essere qui oggi e condividere un tema che è molto cruciale per appunto Ducati China, ma anche per l'industria motociclistica intesa in senso più ampio, la protezione appunto dei diritti di proprietà intellettuale, IPR, in Cina. Come molti di voi sanno, Ducati non è solo un nome, come avete visto dal video, ma rappresenta un'eredità di ingegneria di precisione, innovazione e una ricca storia di motorsport. È qualcosa che Ducati ha coltivato per decenni, creando un marchio che risuona con gli appassionati di moto in tutto il mondo, compresa appunto la Cina. La Cina è un mercato essenziale per Ducati, non solo per appunto, la sua immensa grandezza, ma anche
per l'entusiasmo crescente verso le moto ad alte prestazioni. I nostri motociclisti sono esigenti, apprezzano la qualità e si aspettano solo il meglio dai nostri prodotti. Tuttavia, con la crescita e il riconoscimento arriva anche una sfida particolare, come ha condiviso Davide, che è appunto l'imitazione. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a un numero crescente di tentativi di replicare il marchio Ducati. Un caso su tutti si chiama Ducasu, un'azienda cinese che ha palesemente copiato le nostre moto, ed è uno degli esempi più chiari della battaglia in corso per proteggere la nostra proprietà intellettuale. Ducasu non ha solo imitato il colore rosso iconico di Ducati e gli elementi di design, ma è arrivato al punto di usare anche un nome che ricorda il nostro, Ducati. I loro prodotti, come la DK400, cercano di spacciarsi come alternative economiche alle autentiche moto Ducati. Ma non bisogna farsi ingannare, perché questi falsi non soddisfano i severi standard di qualità e sicurezza di Ducati. Alla fine ingannano quelli che sono i nostri consumatori. Come vedete appunto da questa slide, l'importanza della proprietà intellettuale per capire perché questa questione è così critica. Dobbiamo appunto riconoscere ciò che Ducati rappresenta. Le nostre moto sono una perfetta combinazione di artigianato italiano e tecnologia all'avanguardia. Infatti, il nome Ducati è diventato sinonimo di prestazioni, affidabilità ed eccellenza nel design. Quando un'azienda come Ducasu produce imitazioni, non sta solo copiando le nostre moto, ma sta cercando di rubare la reputazione che abbiamo costruito con tanto impegno nel corso degli anni. Abbiamo visto questo fenomeno anche con altri marchi imitatori come Moscow, Jimin e Benelli QJ, e queste aziende producono moto che non sono visivamente simili ai modelli Ducati, ma spesso commercializzano i loro prodotti con nomi che giocano sullo status iconico di Ducati nell'industria. Questo tipo di imitazione del marchio, se non fermato, può seriamente minare la fiducia dei consumatori. Immaginate ad esempio un cliente che acquista inconsapevolmente una moto contraffatta, quando nel prodotto inevitabilmente appunto non offrirà le prestazioni attese, sarà il nome Ducati a essere compromesso agli occhi di quel consumatore. Ecco perché la protezione delle proprietà intellettuali è fondamentale, non solo per noi, ma anche per i nostri clienti. I nostri clienti appunto si aspettano da noi il meglio ed è nostra responsabilità garantire che non siano ingannati dalle imitazioni. Slide successiva. Qui quello di cui vorrei parlarvi appunto sono quelle che sono le misure proattive di Ducati contro l'imitazione. Infatti in Ducati abbiamo intrapreso diverse azioni per affrontare queste sfide e proteggere il nostro marchio. Il nostro approccio include sia azioni legali che di educazione del cliente, con l'obiettivo di difendere non solo la nostra reputazione, ma anche i diritti dei nostri consumatori. Primo su tutti, come azione appunto, è la registrazione del marchio in più categorie. Uno dei primi passi che Ducati ha intrapreso in Cina è garantire una registrazione completa del marchio. Questo va oltre la semplice registrazione del nome Ducati in caratteri romani, ma come abbiamo visto appunto anche da Davide, abbiamo registrato anche il nostro nome in cinese, in varie categorie di prodotti, per impedire agli imitatori di usare varianti del nostro nome. Questo è essenziale in un mercato in cui i nomi dei marchi possono essere facilmente modificati per creare confusione tra i consumatori. Il secondo punto che vedete appunto sono le azioni legali e misure amministrative. Il caso di Ducasu ci ha spinto ad agire rapidamente e stiamo lavorando a stretto contatto con esperti legali cinesi e il nostro team legale globale, per intentare cause legali e avviare azioni amministrative per invalidare i loro marchi. Ad esempio, abbiamo identificato diversi marchi di Ducasu che sono inutilizzati o registrati
con l'intento di imitare Ducati. Abbiamo già avviato il processo per contestare queste registrazioni utilizzando vie legali per rimuoverle dal mercato cinese. Inoltre abbiamo e stiamo monitorando attentamente la loro presenza online e le attività su varie piattaforme digitali, tra cui WeChat, Weibo e altri siti web legati al mondo delle moto. Stiamo raccogliendo prove per dimostrare che Ducaso sta cercando di ingannare i consumatori spacciando i loro prodotti per moto Ducati. Il nostro obiettivo è appunto chiarire, come vi dicevo in precedenza, ai consumatori, sia ai consumatori che ai concorrenti, che Ducati non tollererà alcuna violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Terzo punto, la consapevolezza dei consumatori. Una parte essenziale della nostra strategia prevede appunto l'educazione dei nostri consumatori. Come sappiamo, il mercato cinese è decisamente vasto e può essere difficile per i consumatori più attenti distinguere tra una vera Ducati e un prodotto contraffatto. Per combattere questo, abbiamo lanciato campagne di sensibilizzazione per aiutare i clienti a riconoscere prodotti Ducati autentici. E vogliamo assicurarci che i consumatori sappiano di investire in un prodotto di altissima qualità, sostenuto da decenni di ingegneria e innovazione tecnologica. Stiamo anche lavorando per aumentare la consapevolezza dei rischi associati ai prodotti contraffatti, e queste moto possono sembrare molto simili a Ducati, ma spesso non rispettano gli standard di sicurezza e prestazioni. Educando i consumatori non solo proteggiamo il nostro marchio, ma assicuriamo che i motociclisti prendano decisioni informate sui loro acquisti. Nella prossima slide possiamo vedere appunto quelle che sono le principali sfide e opportunità future per Ducati e Ducati China. La lotta contro la contraffazione in Cina è tutt'altro che conclusa, come vi ho precedentemente detto. È comunque un lavoro costante e continuo da parte nostra. E aziende come Ducasu continuano a rappresentare una minaccia per noi e nuovi imitatori emergono costantemente. Tuttavia, rimaniamo ottimisti e la Cina è un mercato che valorizza l'innovazione, la qualità e l'autenticità. Questo è un altro, credo, trade union con Davide, che ha citato prima nella sua precedente presentazione. Continuando a collaborare appunto con le autorità cinesi, gli esperti legali e la comunità imprenditoriale più ampia. Siamo fiduciosi di poter mantenere l'integrità del nostro marchio in questo mercato che per noi è cruciale. È anche importante sottolineare che il governo cinese ha compiuto diversi progressi significativi nel corso degli ultimi anni per rafforzare la protezione delle proprietà intellettuali. Come parte del suo impegno per promuovere l'innovazione, la Cina sta migliorando il suo quadro giuridico per i diritti della proprietà intellettuale. Questo è un passo positivo per aziende come la nostra, come Ducati, e continueremo a lavorare all'interno di questo quadro per salvaguardare il nostro marchio. Collaborazione a livello di settore è un altro tema importante che ci terrei a condividere, appunto perché come ultimo punto è il riconoscimento che non possiamo affrontare questo problema da soli. La battaglia contro la contraffazione riguarda l'intera industria automobilistica, motociclistica e non solo. E crediamo nel potere nella collaborazione. Lavorando con altri leader del settore possiamo creare un fronte unito contro i contraffattori. Condividere informazioni, unire le risorse e fare pressione congiuntamente per una maggiore applicazione delle leggi sui diritti delle proprietà intellettuali saranno elementi essenziali nei nostri sforzi continui per proteggere i nostri marchi e i consumatori. In conclusione, nell'ultima slide, quello che vorrei condividere è che Ducati continua l'impegno verso l'autenticità. Infatti, ci terrei appunto a ribadire che c'è un impegno incrollabile da parte di Ducati per l'autenticità. Le nostre moto sono il frutto di anni di ricerca, sviluppo e passione.
Non permetteremo che i contraffattori diminuiscano ciò che abbiamo costruito. Le sfide poste da imitatori, come quello che vi ho detto in precedenza, citato in precedenza, non fanno che rafforzare la nostra determinazione a proteggere il nostro brand, Ducati, assicurando che quando un motociclista acquista una Ducati stia investendo nel meglio dell'industria motociclistica, in quanto brand, in quanto performance, in quanto stile, in quanto design. Non vediamo l'ora di continuare il nostro percorso in Cina, portando innovazione, prestazioni ed esperienze autentiche Ducati ai motociclisti qui, e rimarremo vigili nella protezione di ciò che rende speciale Ducati. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie Fabio, grazie a te per aver dato, insomma, a tutti gli ospiti, anche da parte di Ducati, una panoramica di quelle che sono le attività, sul mercato cinese, proprio anche in tema di protezione della proprietà, intellettuale industriale. Complimenti, insomma, per tutti i risultati. Ora vorrei e passare la parola alla dottoressa Federica Galli, vice del dottor Pensabene, per, insomma, anche da parte sua un'introduzione sulle attività che il desk di ITA compie a favore delle imprese italiane. Dottoressa Galli, prego, a lei la parola. Mi sente? I believe she's, credo che sia in muto. No, vedo, non è in muto, ma non la sento. Mi sentite? Ecco, sì, adesso sì. Perfetto, perfetto, è stato sbloccato. Non la Benissimo, vediamo, grazie. se vuole. Non credo sia attivabile il Ok, video. perfetto. Non credo, solo Prego, prego. l'audio. Grazie mille, dottoressa Gianola. Mi unisco ai ringraziamenti al dottor Avvocato D'Andrea, responsabile del nostro desk, ai tutti i partecipanti, al dottor Bruschi e al dottor Lambertini che sono intervenuti nel corso del webinar. E appunto ribadisco l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e della registrazione dei marchi prima di entrare sul mercato cinese. Noi riceviamo, come sa bene l'avvocato D'Andrea, su base pressoché quotidiana, richieste da parte di aziende di chiarimenti e alcune volte appunto aiuto proprio per contrastare il fenomeno del fraudolento, insomma, dell'usurpazione del marchio. A dire la verità, negli ultimi tempi fortunatamente si è osservato un leggero miglioramento, quindi questo prova che c'è una maggiore consapevolezza indubbiamente da parte delle aziende italiane che intendono affrontare il mercato cinese. Questo è molto confortante, nel senso che non arrivano preparate e da questo punto di vista più tutelate. Noi come ICE Agenzia, naturalmente, oltre ai servizi che vengono erogati per il tramite del desk, che sono servizi di prima assistenza, abbiamo tutta una serie di altri servizi che vengono erogati, che sono inseriti all'interno del nostro catalogo, servizi che vanno dalla ricerca di potenziali controparti commerciali, studi di mercato, ricerche, statistiche personalizzate. Quindi, qualora ancora le ditte all'ascolto non l'avessero fatto, invitiamo caldamente a prendere visione del nostro catalogo, a contattarci nel caso di informazioni per approfondire insieme quale potrebbe essere appunto il servizio più idoneo che possiamo erogare sul mercato cinese. Naturalmente io parlo per ICE Pechino, ma questo è il lavoro, insomma, che tutti gli uffici della nostra rete svolgono a livello mondiale, quindi il catalogo servizi vale per tutta la rete ICE nel mondo. Quindi rimaniamo naturalmente a disposizione noi come ufficio di Pechino e chiaramente l'avvocato D'Andrea come desk IPR, e per qualsiasi cosa, per l'appunto, non esitate a contattarci. Grazie molte. Grazie, grazie a lei. Io vorrei chiedere ai partecipanti se hanno delle domande da rivolgere.
appunto a ITA, all'avvocato D'Andrea o ai nostri, alle aziende che hanno partecipato, quindi a Casappa, Ducati, Davide Bruschi e Fabio Lambertini. Potete alzare la mano o lasciare la domanda nel box. Credo che oggi abbiamo comunque avuto modo di avere una panoramica completa su quelle che sono le attività e le tecniche da porre in essere in Cina, insomma, a protezione dell'IPR. Qualche domanda? Non vedo, domande, quindi visto anche che siamo un po' oltre il tempo insomma, prefissato per il webinar, non so se volete, se qualcuno, il dottor Pensabene, Carlo, voglia aggiungere qualcosa? Gianola, ciao, c'è l'Alessandro Zammataro che ha chiesto di alzare la mano. Prego, scusate, io non l'ho visto. Prego. Dottore. Sì, non so se mi sentite. Certo. Sì, la sentiamo. intanto ringrazio tutti, mi trovo qui in Cina per un visiting research, diciamo, nonostante, come dire, i miei studi si rivolgano ad ambiti di tipo umanistico. Come dire, ho avuto una grande passione anche nell'ambito automobilistico e tecnico. E la mia domanda sarebbe rivolta soprattutto, come dire, al CEO Ducati riguardo appunto il caso Ducasu, che rappresenta di sicuro una grande sfida nel mercato e nel riposizionamento appunto di questa strategia di marketing che sta portando avanti la Cina, appunto anche molto aggressiva nel campo del motociclismo in generale a basso costo. Mi chiedevo appunto Ducasu è stato possibile proprio perché Ducati non ha registrato in tempo il proprio marchio in Cina. La seconda domanda riguarda come Ducasu potrebbe affrontare invece l'esportazione in Italia, il mercato, quindi italiano, rivolgersi quindi a quei magari a quella fetta di mercato che nonostante, come dire, aspiri all'acquisto di un prodotto di altissimo profilo come quello che appunto Ducati possiede. E che offre sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista del design, magari quella fetta di mercato proprio che non può affrontare quel tipo di spese che magari andrebbe a ripiegare su qualcosa che può ricordare il prodotto, sebbene appunto manchi di tutte quelle caratteristiche di efficienza e di sviluppo tecnico, così come anche poi di sicurezza, più è stato più volte, ecco, sottolineato anche questo aspetto estremamente importante, soprattutto quanto riguarda il mercato dei mezzi a due ruote, in cui appunto sicurezza attiva, elettronica e passiva e soprattutto l'affidabilità di un mezzo costituiscono elementi ancora più critici di quanto non possono essere, ecco, per quanto riguarda l'ambito appunto automobilistico. E ringrazio ancora tutti e spero, ecco, di poter partecipare ad altri seminari che trovo essere assolutamente affascinanti e interessanti. Grazie ancora. Grazie, lascio la parola a Fabio. Ottimo. Grazie Veronica e grazie Alessandro per la domanda. No, quello che stiamo facendo appunto, come dicevo prima, stiamo appunto facendo delle azioni legali per appunto andare a bloccare questo fenomeno e anche nella fattispecie con questo marchio Ducasu. Il tema che hai detto non solo per il mercato cinese ma anche per quello italiano, noi crediamo molto nel fatto che chi cerca il nostro prodotto comunque cerca Ducati, cerca, e quando cerca Ducati cerca il design, le prestazioni ed un posizionamento abbastanza diverso, no, da quello che Ducasu offre. Nel nostro caso, appunto, i continui investimenti nell'R&D, che è uno dei elementi essenziali per ogni nostro prodotto, che ci ha consentito appunto di vincere lo scorso GP, anche il campionato costruttore, avere le prime sei moto nella GP, che sono delle Ducati.
fanno sì appunto che puntiamo tanto su quella che è la qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto lo sviluppo ingegneristico, oltre che di design del nostro prodotto, che ci consente comunque una differenziazione sostanziale rispetto a quelli che sono appunto, non dico dei competitor, ma degli altri brand che cercano appunto di imitare Ducati. Quindi proprio a livello di prodotto sono proprio due prodotti non paragonabili, anche se appunto agli occhi del consumatore possono sembrare in parte simili. Quindi, come dicevo, appunto stiamo lavorando tanto su un tema di sensibilizzazione di quelli che sono i nostri clienti e soprattutto anche ci avvaliamo appunto dei nostri avvocati e del nostro team legale in headquarter appunto per fronteggiare in maniera un po' più sostenuta questo fenomeno. Grazie, grazie Fabio. Non so se ci siano altre domande, se Carlo tu ne veda. Ok, allora direi che siamo giunti al termine di questo webinar di oggi. Io ringrazio nuovamente tutti i partecipanti, i nostri ospiti, dottor Pensabene, dottoressa Galli, avvocato D'Andrea, ingegner Bruschi e dottor Lambertini, per la vostra partecipazione, per aver condiviso quelle che sono tutte le vostre esperienze appunto sul territorio cinese. Ringrazio anche Istant per aver sostenuto per aver supportato l'organizzazione di questo webinar. Per qualsiasi domanda o approfondimento sono stati condivisi tutti gli indirizzi e i recapiti dell'ufficio e del desk di Pechino. Vi auguro una buona giornata per chi è in Italia, una buona serata chi è in Cina e insomma, alla prossima. Grazie. Grazie, sempre un piacere, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci, grazie.